essere unico. Vive in un mondo materiale, ma nutre intense spinte spirituali. È un mistero per sé e per gli altri. Ma la Chiesa sta diventando sempre meno efficace. La Chiesa non può più presentarsi nel mondo come un'antica cultura in abiti occidentali. Noi non dobbiamo essere al di sopra del mondo a cui diamo lezioni e chiediamo obbedienza. La Chiesa deve camminare con il mondo. Gli uomini cercano la verità. Con loro dobbiamo trovare la soluzione ai difficili problemi della vita. Dobbiamo affrontare la disperazione dell'esistenza in questo nostro tempo. In tale prospettiva, il laico dovrà essere al centro della vita della Chiesa. Io denuncio l'errore di fondo di ogni mentalità clericale. Koenig, perché non un polacco? No. Impossibile. Ormai sono troppo vecchio. Non mi riferivo a lei, Eminenza. Ce n'è un altro. Vogliamo proporre Wojtyła. Sarebbe una grande cosa. Ma è troppo giovane, sconosciuto. Non ce la farà mai. È uno dei migliori cervelli che abbiamo. È un uomo forte, calmo e chiaro. Non è né di sinistra né di destra. Ed è anche un ottimista. Ma temiamo che possa rifiutare. Lo convincerò io. Viene il Signore e ti chiama. Cosa vuole dirmi? Se ti eleggono, ti prego, non rifiutare. Ti ricordi cosa disse Cristo a Pietro nel Quo Vadis? Disse una sola parola. Accetta. Wojtyła. 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 L'amore mi ha spiegato ogni cosa. L'amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro l'amore, ovunque esso si trovi. Se l'amore tanto più è grande quanto più è semplice, se il desiderio più semplice sta nella nostalgia, allora non è strano che Dio voglia essere accolto dai semplici, da quelli che hanno puro il cuore e che per il loro amore non trovano parole. Dio venne fin qui e si fermò a un passo dal nulla, vicinissimo ai nostri occhi. La vita è forse un'onda di stupore, un'onda più alta della morte. Non abbiate paura. Mai. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. I reverendissimi cardinali hanno chiamato un nuovo
vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Abbiamo un papa polacco! Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Magda! Magda! Lui è il mio amico! Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Nastrovie, Wojtyła. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete.